Bella ragazzi, ed eccoci qua, un nuovo video dedicato agli healer. Siamo al DC, caro compagno di avventure, soprattutto di tempi andati. Il buon vecchio DC è ancora oggi una classe sicuramente molto 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 valida. Di grande soddisfazione come curatore, probabilmente il più forte, e anche quello più adatto per chi si avvicina per la prima volta a questo genere. Fin dai bassi livelli è più avvantaggiato, secondo me, degli altri. Perché insomma delle cure già molto forti, vi troverete molto bene con questo anche all'inizio e poi man mano che cresce, beh, avrà come forza di curo di cure, non di curo, non confondetevi, di cure, sicuramente un livello molto 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 alto. Contraddicazione, consuma tanta divinità, attenzione, ok? Entriamo nel dunque. Potere, volontà, luce diffusiva e benedizione. Ripeto, luce diffusiva, non fiamma sacra, ragazzi. Luce diffusiva e benedizione della luce. Allora, questo ci sarà molto utile, ve lo farò vedere alla fine, una piccola dimostrazione per caricare velocemente punti azione. E questo invece è un potere a volontà che va utilizzato, benedizione della luce, possibilmente prima di lanciare un incantesimo di cura, salvo situazioni particolari in cui tocca curare immediatamente nel miglior tempo possibile. Allora, ma averlo sempre buono, quindi tanto in tanto, anche quando non serve, utilizzarlo, dura 12 secondi, quindi avere attivo sempre sto buff è molto utile. Non so se va a interagire anche nel curo nel tempo, onestamente, non lo so, non ne ho idea, dico la verità, però al lancio della cura sicuramente tanta roba. E potere incontro, allora, parola curativa, bagliore divino, intercessione, e al posto di bagliore, che fondamentalmente, beh, perché dimezza la minaccia, però se dobbiamo aggrare col chierico non c'è un cavolo da fare. Dopo i tank, quello che aggra di più è il DC, anche se nella meccanica c'è scritto che i tuoi poteri curativi non aggrano, se questo cavolo, cioè diminuiscono la minaccia delle cure, non è vero un cavolo. Il DC, quando lancia la parola o perde un colpo di intercessione, aggra il mondo. Dei mostri spammano apposta per menare i DC, ragazzi, quindi dico solo questo. Ai DC, gli altri non li cagano di una lira. È difficile prendere l'agro con altri, cioè anche col bardo che ha tanta roba, che vedremo nel prossimo video, ma al DC con una cura, vabbè. E onestamente devo dire che la rigenerazione della divinità fa abbastanza cagare. Io non so se non funziona bene o proprio così, ma paragonato a un accordo del Warlock che recupera un botto, bagliore divino, io non vedo tutto, onestamente. Adesso pensavo che quando ero basso forse era, ma anche ricrescendo non vedo questo grande aumento. Diciamo che lo uso magari più che altro quando mi capita di fare HC, che non si può morire in certe fasi dove ci sono molti nemici, per evitare di aggrare il più possibile, magari tengo questo. Quindi al posto del bagliore, volendo, potete tenere o il bastione, che in certe situazioni potrebbe tornare utile, o esaltazione, per aumentare le danni e le cure. Non so se fa anche questo nelle cure nel tempo, ma oppure luce purificatrice. Questo non va utilizzato come potere da cura, cura un qualcosina, cura, ma non va utilizzato per quello, ma perché rimuove una condizione negativa. Quindi in certe situazioni, quando il party è affetto da status negativi, potrebbe essere utile come potere alternativo, ecco. Perché ripeto, sto bagliore non. Infatti me lo piazzo qua. Non vedo tutto sto gran. Ho messo un abituato, l'ho tenuto perché sono talmente abituato, ma non ne vedo che sa uso. Oppure anche sortilegio, che diminuisce il danno infido l'avversario del 5% per 6 secondi. Insomma, un tank, mentre fate i draghi, fagli subire un po' meno danno, non è che gli fa schifo un 5%, non è che fa chissà cosa, ma potrebbe essere quella differenza per non essere shottato a volte. I draghi sono particolari. O comunque, insomma, avete un po', non è che c'è chissà che scelta. Potete tenervi il bastione, altrimenti, e buonanotte, quando serve, meglio su un obiettivo singolo o su obiettivi multipli, se tocca recuperare pochi punti ferita, ma perché va a diminuire poi la proporzione della cura, il bastione su più obiettivi. Come giornaliere abbiamo solo santificato, guardiano della vita. Eventualmente, poi vi spiegherò dopo il perché, se siete 2DC potrete tenere al posto dell'angelo della vita, guardiano della vita, esercito consacrato. Ok? Privilegi di classe, preghiere disperate.
guida consacrata. Gli altri non sto, l'unico che potrei dirvi che potrebbe essere utile ogni tanto è preghiere tempestive, perché in certe situazioni, al posto magari di guida consacrata, perché qui aumenta di guarigione 5% quando il bersaglio è 15 piedi, mentre questo insomma non c'ha una, man mano che parliamo di divinità, meno male le cure sono un po' più forti e quindi può essere utile veramente. Ma guida consacrata, questo quando divinità è piena non è che è solo per da scenario, io lo vedo più da scenario per far vedere che abbiamo delle cure in uscita più alte, ma poi come utilizzo le cure mi scendono, quindi poco cambia. Al posto di guida consacrata si potrebbe tenere, se usiamo l'R1, preghiera tempestiva, perché ci permette, quando incanaliamo l'energia, la divinità con l'R1, di poterci muovere e magari in certe situazioni, senza interrompere la carica di R1 e ci dobbiamo spostare, potrebbe essere buono, perché magari ci basta quel poco per spostarsi da una pozza per non essere stunnati, infuocati, avvelenati, eccetera eccetera, e poter mantenere la pressione dell'R1. Salvo queste situazioni, questi due sono quelli da tenere. Il resto, non abituatevi con questo, male, anche se è una cosa buona perché aumenta la divinità, però ci si abitua male. Però ragazzi, poi se uno preferisce può tenere anche questo qua. Talenti, benedizioni ripetute, preghiere di battaglia, armamenti benedetti, guardiano persistente, e questo nulla. Oppure io dovessi scegliere, farei luce raccolta, poi andiamo a vedere il perché. Allora, benedizioni ripetute, quando guardiamo un alleato che ha già colpito la parola curativa, andiamo ad allungare la parola curativa di 6 secondi ogni colpo che subisce di cura, ma non può andare oltre la ricarica originale del potere. Quindi parola curativa ha una durata di 18 secondi, se noi curassimo di continuo semplicemente i secondi rimarrebbero 18, ma non possono andare oltre, non può andare a 20, 22, 20, eccetera eccetera. Però se abbiamo un suolo per terra, capite che c'è un continuo rinnovo di tempo, insomma di ricarica, e rimarrebbe sempre a 18, dopo ve lo faccio vedere. Il secondo, questo sotto invece è per lenire, se si usa lenire, ma non si usa praticamente nel chierico, c'è altre cose, quindi è un talento momento inutile, è meglio questo che insomma allungare la parola curativa non è male. E qui dipende dal vostro stile, se non utilizzate l'R1, ciclo di preghiera, che è tipo quello del Warlock, che ogni tot secondi, 3 secondi avete un bonus per recuperare la divinità. Per chi usa l'R1, e io preferisco questo, i poteri incontro che costano divinità ora conferiscono preghiere di battaglia e riducono il tempo di lancio della luce divinità, ovvero quello che si tiene premuto con l'R1, a un secondo, non di un secondo, a un secondo, diminuendo nel costo di 50, consuma un po' di meno, durata 12 secondi per attivare questo buff. Mentre al terzo talento, vabbè, armamenti benedetti, anche se non tenete il bagliore, se proprio non lo tenete mai, ma delle volte potrebbe essere utile in certe situazioni, se non lo tenete mai potete mettere luce torreggiante che aumentate il danno. Quando la divinità residua diminuisce, quindi meno divinità abbiamo più facciamo danno. Vabbè, a sto punto preferisco questo, perché meno male il bagliore ogni tanto, anche se uno utilizza qualche volta, potrebbe essere interessato a metterlo e almeno ottiene qualcosa di buono. Oppure se dovessimo usare esaltazione, almeno ci dà un qualcosa di buono, fare più danno non è che, cioè non siamo DPS healer, siamo healer, quindi proprio. E quarto talento, allora, normalmente guardiano persistente, dopo aver utilizzato guardiano della fede o guardiano della vita, quindi sia quello che abbiamo noi slottato, quello da DPS, o questo, uno dei due guardiani della fede, guardiano della vita, il guardiano resta a terra, dà delle cure da 600 di proporzione fino a 6 volte, oppure rimane sul campo per un 45 secondi, quindi rimane in terra finché non cura meno 6 volte, oppure se non c'è bisogno comunque per 45 secondi resta lì, quando c'è bisogno cura. Questo è eventualmente se avete da spendere per un attrezzatore in più che non volete fare il DPS, ma almeno per fare le campagne, robe varze, le parti DPS vi servirà. Comunque se fate un attrezzatore in più alternativa potete usare questo talento qua, che va a interagire con il gettito consacrato, ripeto, quando eventualmente si fanno delle cose dove c'è anche un altro chierico, che magari vi mettete d'accordo, uno usa l'angelo, magari è un qualcosa dove usare il suolo può essere inutile, diciamo, tanto generalmente uno usa il suolo e l'altro l'angelo, perché tanto non si sommano, e in quel caso allora dice, vabbè,
te usi l'angelo, io uso il suolo, dove non si può usare il suolo, usiamo il gesso consacrato che con questo talento va a ridurre il tempo e la proporzione delle cure, però aumenta il danno degli alleati del 3%, è l'unico buff che hanno lasciato al nostro chierico. Gli ultimi due talenti, allora, luce raccolta, se si vuol mettere, cosa dice? Aumenta incanalare della divinità a 3 secondi, lo porta normalmente è 2,5 secondi senza nessun tipo di cose aggiuntive, e 2,5 è una proporzione di 1007, quindi a pieno metà sarà la metà, insomma, capito? Mentre luce raccolta aumenta da 2,5 secondi lo porta a 3, quindi allunghiamo di 0,5 secondo, ma avendo questo talento, se abbiamo usato un potere di cura che consuma divinità, diventa sempre, rimane sempre a 1 secondo, ma senza aver usato una cura lo portiamo a 2,5 secondi a 3. Tre incandelare per tutta la durata massima, quindi per tutta la durata attiva luce raccolta. Cosa succede? Luce raccolta guarisce il membro del gruppo affetto dal tuo marchio della divinità e i membri vicino all'obiettivo. Proporzione di guarigione 800, cioè una bella perdita, una cosa molto in meno. Quindi chi usa l'R1 soprattutto per mantenere un obiettivo in vita o quando si riescono a mettere le alette su più obiettivi, andare a perdere proporzione è un peccato. E poi qui tocca essere molto, molto compatti come gruppo. In un gruppo molto raccolto ci può essere un beneficio, ma in gruppi già un pochino più distanti perdiamo solo proporzione. Questa cosa dice? Addirittura per attivare questo potere dobbiamo tenere premuto sempre al massimo l'R1, ma allunga a 4 secondi. E mantenere incanalata divinità al tempo di lancio completo conferisce effetto angelo della vita. Per 12 secondi possiamo lanciare le nostre cure che consumano divinità finché possiamo, finché vogliamo, per 12 secondi, ma si attiva una volta ogni 180, quindi praticamente ogni 3 minuti. E si sfrutta in certe situazioni veramente complicate, dove magari c'è bisogno continuo di spammare, è un jolly, ecco. Poi sappiamo che per 3 minuti non lo possiamo usare, ma dobbiamo contare e trovare bene il tempo giusto, perché mentre incanaliamo non possiamo curare gli altri. Se succede un qualcosa, dobbiamo interrompere magari l'R1, finisce solo che dobbiamo ricominciare da capo. E sicuramente questo qui dà una mano eventualmente a anche angelo della vita, ok? A meno che riduciamo il tempo. Questo è qua. Se avete invece cura con l'R1, e magari a volte può capitare di non riuscire a caricare tutta la barra, perché magari il tank ha bisogno di una cura velamente, e se non c'è bisogno di, o abbiamo già usato un'intercezione, oppure non vogliamo lì per riusarla perché sappiamo che arriverà una fase molto importante, cioè anche quando si usa l'R1, anche per far veloce, a meno quello è marchiato, perché cosa succede? L'intercezione va a curare l'obiettivo più vicino con meno punti ferita. Supponiamo che poco prima del tank magari ci sia un DPS che ha subito una bella botta, va a finire che noi diciamo l'intercezione, becchiamo il DPS al posto del tank e il tank ci muore. Ecco che invece, avendolo marchiato, anche se non lo carico tutto l'R1, non avendo messo nessun talento, la proporzione mi rimane alta e quindi anche la cura, anche se non è caricata l'R1, sarà più forte. Tante volte con un poco riesco già a dare una bella cura al mio tank e poi riorganizzarmi nel combattimento. Dunque, lasciamo la nostra bella, che non mi ricordo mai, incredibile benedizione della luce. Ragazzi, che devo fare? 2 a 12 secondi. Cerchiamo sempre di tenerla attiva questo buff, perché quando serve magari abbiamo la possibilità di dare sempre una cura più forte. Lanciamo la nostra parola curativa semplice, e abbiamo 18 secondi in cui è attiva, quindi se vediamo che uno perde un po' di vita non stiamo subito, ok, l'ho lanciata, ah, curo subito il danno, via, curo, oppure per non sapere leggere né scrivere lancio un'altra parola curativa. È per quello che faccio queste guide lunghe, purtroppo, per voi ma almeno vi spiego un po' come funziona. Quando c'è bisogno si usa la parolina. Se non volete l'intercezione tenete il bastione, perché può essere utile soprattutto, vabbè, ce l'ho già nel triangolo, negli obiettivi singoli, solo lui, magari per il tank. Ecco, se ho scelto l'ultimo talento, sicuramente un bagliore per dare una bella cura al tank, se non ho l'intercezione pronta, oppure rischio di lanciare su qualcun altro, è una bella cura. 1600, intercezione 1800, quindi capite che è una bella cura. Però più obiettivi si prendono e più scenderà
la proporzione. Allora, io adesso lancio, perché vi dicono di tenere questo potere a volontà? Luce di fuggire invece di questo. Allora, adesso io lancio la mia Daily. Ok. Allora, intanto... Vabbè, lancio un'altra volta. Con questo potere a volontà, se gli obiettivi sono abbastanza vicini, più di questi, più raccolti, colpisco più obiettivi al posto di uno. Questo è già troppo distante, non me lo piglia. Però quelli molto raccolti li becca tutti, quindi sono già più punti azioni in baggiato per quello. Però perché questo posso velocizzarlo, vedete quante punti azioni carica, posso andare a velocizzare. Fuori combattimento è un po' più complicato, diciamo, intanto si inceppa, oppure esci da combattimento e ti carica meno punti azione, in combattimento ne carica di più. Oh, vediamo un po' da prima come cambia la musica. Allora, il suolo quanto dura? Vediamo un po'. 12 secondi. Io sono riuscito in meno di quello a ricaricarmi la divinità, la giornaliera. Come funziona? Allora, io quel potere a volontà, che prima o poi un giorno mi ricorderò il nome, luce diffusiva, ce l'ho nell'R2 per esempio. Quindi dite voi che tasto l'avete. Allora, io tengo premuto l'attacco a volontà e poi a tempo schiaccio l'R1. Tac 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 e così via. Poi si impara la tempistica e vedete che punti azioni guadagneranno, che saliranno di più. Un altro modo, supponiamo che siamo in combattimento ma non possiamo attaccare nulla, non so, il drago che va via, oppure nel momento di FBI la tartaruga quando gira su se stessa e quindi non abbiamo proprio un obiettivo fisso da colpire, a parte le rune che vanno colpite quando esce la tartaruga, non a culo, perché a culo può capitare di beccarlo, ma bisogna aspettare che la tartaruga esce prima che fa il soffio. Quasi sempre c'è una runa lì davanti, un colpo e la runa va addosso, se no così si gira all'infinito, si può girare all'infinito. Ecco, in quella fase lì, che io comunque rimango in combattimento ma non posso colpire il nemico, posso usare la luce della benedizione, quello che serve per caricare, per avere una cura più forte, ok? In combattimento questo mi aumenterà i punti azione, di conseguenza se io faccio la stessa cosa del lato potere a volontà, posso sempre tagliarlo, più o meno la tempistica è sempre quella. Vado a tagliare l'azione e quindi recupero più punti azione. Non esagerate con la velocità, perché sennò a finire che se è troppo veloce, come vedete, si sente il rumore ma non colpisce mai. Ok, quindi sto a trovare il punto. Se vedete che a un certo punto non mi fa più danno, vuol dire che sta andando troppo veloce. Ok, trovate la giusta tempistica. E questo è quanto, niente, basta, tutto qua, tutto qua. Ragazzi, vi ringrazio per la pazienza in questo lungo video, spero però di avervi spiegato al meglio delle mie possibilità le varie classi healer. Vi invito a lasciare un like qualora fosse così, a iscrivervi al canale se ancora avete fatto, logicamente attivare la campanellina se vi interessano i prossimi aggiornamenti. Prossima classe che andremo a parlare è il bardo, lì c'è parecchia roba da dire, parecchia parecchia. Ragazzi, grazie a tutti per il supporto, per la pazienza, buon game a tutti, ci vediamo alla prossima e come sempre, mi raccomando, fate bravi, ciao!